Ciao a tutti, bentornati nel canale e benvenuti in un nuovo video. Eccomi qua. Allora, di nuovo un video con il metodo apre X nail, press on nail. Vabbè, insomma, non so come lo dobbiamo chiamare questo metodo. Comunque, ho già scelto la misura delle tip per le mie unghie e sto andando a preparare le tip. Una ragazza un giorno mi ha scritto: "Guarda questo video, Vale, di un'altra YouTuber." Dice: "Vedi, lei prepara le tip?" Sì, dico: "Guarda che lo faccio anch'io, perché bisogna farlo, perché essendo questa plastica, ma anche quelle in gel, va preparata, va opacizzata la tip, altrimenti il gel non si attacca." Qui vi sto facendo vedere nell'unghia del mignolo che il sanding bands, essendo cicciotto, non entra nella tip. Allora cambio la punta e utilizzo questa punta conica, ma insomma si può usare quello che si vuole. L'importante è che si possa opacizzare e creare le scanalature nella plastica in modo che il gel possa aderire. Sto andando a togliere la polvere senza cleaner perché ho letto, ho visto, ho sentito, non mi ricordo, che è meglio non passare nessun tipo di liquido. Con la base di Madame Glam vado a preparare la mia unghia all'applicazione del gel. La base va messa. Io la utilizzo sempre la base, anche se poi dovessi andare ad utilizzare un sistema monofasico. Io la base la metto sempre. Questo dipende un po' da ognuno di noi come preferisce lavorare, perché in teoria con il monofasico si può non mettere la base, ma il gel è già tutto completo. Ora ho fatto un esperimento. Invece di usare il solito hard gel, ho voluto usare questo rubber base, che questi rubber base che vengono utilizzati molto nel sistema senza limatura, questi rubber base sostanzialmente sono dei gel costruttori, ma con una consistenza diversa e un po' gommosi quando si vanno a sciogliere o a fresare o limare. Quindi ho voluto fare la prova per vedere la durata della tip, invece di utilizzare il gel normale, il gel di sempre. Ora è una settimana che le ho addosso queste tip e assolutamente non sento nulla di differente rispetto alle altre che mi ero messa, che avevo usato il gel normale, hard gel. Quindi assolutamente secondo me non cambia proprio nulla, sempre perché questi gel alla fine sono dei gel costruttori, ma con una consistenza diversa. Però che succede? Che questo si scioglie. Nel momento in cui voglio andare a togliere le tip, io le andrò a sciogliere. Quindi l'acetone scioglierà la tip perché l'acetone scioglie la plastica e alla fine, siccome anche il gel è una plastica, però questo è un soak off, quindi si scioglie, sicuramente si scioglierà tutto quanto. E se avete piacere, vi faccio il video mentre mi rimuovo, fatemelo sapere. Ora, qui purtroppo mi vedete che ho attaccato la tip con acrygel perché ho voluto fare anche questo esperimento. Però ero totalmente fuori inquadratura mentre mi mettevo la tip e quindi ho tagliato quel pezzo. Però invece qui per l'indice ero più nell'inquadratura e allora ve l'ho lasciato perché anche qui volevo testare la durata. Quindi voglio provare un po' tutti i modi per attaccare queste tip. Mi manca solo l'acrilico che sicuramente funziona, ma non lavoro con l'acrilico, quindi non credo che farò quella prova. Ed ecco qua, quindi vado a mettermi la tip, però ho notato che siccome la consistenza del materiale, lo spessore del materiale è diverso rispetto al gel, l'acrygel tende molto a far sollevare la tip rispetto al gel, quasi come succede con le dual form. Allora sto pensando che il motivo per cui le dual form è tanto difficile da usarle è perché con l'acrygel, che ha uno spessore, ha un volume diverso rispetto al gel, proprio l'acrygel tende a sollevarsi e a staccarsi dall'unghia.
Quindi anche qui ho perso un po' di tempo per pulire nel girocuticole, per rimettere a posto la tip al posto giusto, controllavo, toglievo da sotto, vedi che continua ad addrizzarla, a metterla a posto e poi alla fine ce l'ho fatta. E sono andata a polimerizzare. Anche loro sono giustamente queste unghie, le ho fatte tutte insieme. È una settimana che stanno qua e sta tutto qua. Insomma, non scusate, non è successo nulla. Insomma, sono attaccate benissimo. Anche qui vado con questa lampadina e poi finisco la polimerizzazione nella lampada più grande. Ora vado a pulire il girocuticole perché mi è uscito un pochino di prodotto praticamente in tutte le dita, ma non mi faccio sconvolgere da questo perché comunque vado con una punta conica, io utilizzo questa, lo sapete, ma insomma non è che deve essere questa. Vado con questa punta a pulire il girocuticole e infatti si vede anche il materiale che vola proprio, anche perché usando qui il rubber base che è gommoso, il rubber base fa quella cosa che diventa tipo plastica quando lo vai, si stacca a pezzetti, ecco. E quindi sto andando a pulire il girocuticole e insomma non ho nessun problema nel fare questa operazione. Qui queste sono le due unghie dove c'è l'acrygel e ho avuto più fuoriuscita nelle due unghie con l'acrygel rispetto alle altre tre che c'era il rubber base. Però va bene, diciamo che anche qui non mi sono fatta sconvolgere più di tanto, sono andata a pulire e insomma il risultato è buono lo stesso. L'unica cosa in questo medio, non ve l'ho fatto vedere, ma praticamente ho messo troppo troppo acrigel, infatti poi nell'indice mi sono ridimensionata e sotto mi è venuto avanti parecchio prodotto, tant'è che poi con la punta conica, sempre quella che ho usato prima nel girocuticole, sono andata a pulire sotto e ho assottigliato tantissimo questo acrigel rosa. Ora con il Sanding Bands finisco di opacizzare anche la tip perché, come dicevo prima, bisogna opacizzarla per far aderire il prodotto che andiamo a mettere sopra. Qui ero partita con l'intenzione di lasciarle forma ballerina, però poi ho pensato che in forma mandorla sono più portabili, sono più comode. Quindi ho rilimato tutto quanto e sono andata a fare la forma mandorla. Sto applicando il primer acid free nel girocuticole dove sono andata a pulire e su tutta la superficie della tip, perché il primer acid free, lasciando lo strato appiccicoso, mi aiuta a far aderire ancora meglio quello che ci vado a mettere sopra. Pulisco il pennellino prima di andarlo a mettere perché anche qui eccesso di prodotto non va bene. Questa è la Metallic Base di Madame Glam. Madame Glam, vabbè. E andrò a fare su questa unghia l'effetto metallico. Come vi dicevo forse nell'altro video, qui ho voluto provare a mettere sopra alla base silver un colore che non è di quelli metallici, ma è sempre di Madame Glam ed è leggermente trasparente. Ecco qui, questa è la base silver. Bisogna, prima di mettere la base silver, bisogna applicare la base per il silver. Questo è un punto abbastanza importante. Quindi vado a mettere questa base silver e una cosa che io non ho fatto, ma che purtroppo per colpa mia mi sono informata dopo, prima di andare in lampada a polimerizzare questo silver, bisogna aspettare circa una ventina di secondi perché lui diventa uno specchio. Prima di andare in lampada bisogna aspettare un attimino, che è come se lo specchio venisse su, quando tu lo lasci stare, lui viene su e diventa specchio e poi vado in lampada. Quindi, uscita dalla lampada, vado con quest'altro colore, Tangerine Dream, che come si vede dal tappino è un giallo, ma è un po' trasparentino. E allora ho pensato, visto che avevo voglia di unghie gialle e grigie, quale occasione migliore per provare questa cosa? Ed ecco qua, ho provato appunto
chiudo benissimo laterali e punta perché è importantissimo fare attenzione a questa cosa. E poi prima di andare in lampada vado a mettere questi flakes che mi avete chiesto qualcuno nell'altro video. Questi sono di Beauty Big Bang, che è un altro sito cinese, ma credo che tranquillamente su AliExpress si possano trovare. Non so, magari si possono cercare come flakes, non saprei. Comunque, sono andata in lampada e poi ho pensato di ricoprire anche questi flakes, ma avrei anche potuto evitare, cioè si è perso un po' il colore, si è persa un po' la brillantezza di questi flakes. Comunque, andiamo avanti e sulle altre unghie sono andata a mettere la base di Madame Glam, quella che utilizzo sempre. Perché ho fatto questo passaggio? Le altre volte non l'ho fatto, sinceramente, e non ho avuto nessun tipo di problema. Ho pensato di farlo per rendere la superficie ancora più liscia, ancora più para, anche se non ce n'era molto bisogno. Qui invece nel pollice mi sono accorta che con la punta cono per andare a pulire il girocuticole sono andata un po' troppo e praticamente ho consumato la tip e quindi mi si era fatto una specie di buchetto. Allora, ecco qui sto, vedete che insisto qua, il buchetto era lì, che forse in video neanche si vede, ma dal vivo c'era. E quindi qui l'ho usato la base per andare a riempire quello che avevo combinato. Ora, questo grigio mi piace da morire e con questo faccio delle unghie. Questo video è un po' un mezzo fail perché avevo in mente una cosa, invece poi ne è uscita fuori un'altra. Quindi qui mi basta una sola passata per fare il French e qui sono andata letteralmente a disegnare il French sopra alla tip e ho fatto appositamente con l'acrigel questa unghia perché volevo proprio un French, volevo un French e quindi ho scelto quell'acrigel, quel colore, il numero 7 di terzio perché mi piace molto sto colore. Quindi questo è fatto apposta, questo è giusto quello che doveva essere. Anche il mignolo è giusto quello che doveva essere. Qui vado a mettere questo giallo che ultimamente mi sta piacendo molto e ero indecisa, cioè volevo sia le unghie gialle che le unghie grigie. Allora, grigio e giallo stanno bene insieme, ho detto vabbè, mettiamo insieme. Tanto ormai chi mi conosce è abituato a vedermi con cose strane sulle mani e quindi eccomi qua. Ho fatto due passate, la seconda passata non ho polimerizzato e sto andando a mettere anche qui questi flakes che non avevo bene in mente come metterli e poi piano piano invece mi è venuta l'idea di fare questa riga verticale. Quindi li sto sistemando un po' per cercare di fare la riga più dritta possibile e poi vado in lampada. Poi un'altra cosa certa che doveva essere è il pollice, che l'ho fatto appunto tutto grigio con questo grigio che è sempre di Madame Glam, che veramente mi piace molto. E vi ripeto sempre che ho un codice sconto con Madame Glam che è Valentina M30, ma ve lo lascio subito giù nell'info box tutte le informazioni, sia il link per entrare e il codice sconto. E con questo anche faccio due passate. Comunque, come vedete, già la prima è coprentissimo, ma io comunque preferisco farle sempre le due passate perché magari poi con la luce del sole si notano delle punti più chiari. Insomma, vabbè, due passate le faccio sempre. E quindi ecco qua. Anche qui, prima di andare a polimerizzare la seconda passata, vado a fare un disegno, chiamiamolo così, con questi flakes. Qui non sapevo cosa fare, dove metterli e poi piano piano mi è venuto in mente e li metto così di lato e poi vado a sistemarli. Purtroppo questi flakes sono talmente leggeri, talmente volatili che sono più quelli che rimangono appiccicati al pennello di quelli che vanno sulle unghie. Quindi c'è uno spreco immane di questi cosi. E un po' mi dispiace perché sono molto carini, però vabbè. Poi guarda, li cercherò su AliExpress, vediamo se trovo qualcosa di simile e vi lascio il link giù nell'info box. Allora, qui ho
volevo fare un marmorizzato. Ora, va bene che il giallo e il grigio stanno bene insieme, però alla fine il risultato finale non mi è piaciuto. Quindi avevo fatto due passate di giallo polimerizzato e poi sono andata a mettere queste gocce di colore e sono andata a cercare di fare questo marmorizzato. Ma in tutto l'insieme non mi è piaciuto com'era, cioè mi è piaciuto l'effetto, però non mi piaceva come stava insieme alle altre unghie, cioè mi è sembrato che non combinasse molto. Quindi l'effetto mi è piaciuto. Ma non mi piaceva come, insomma, non trovavo che sia molto affine al disegno che avevo sulle altre unghie. Quindi qui ci provo, lo guardo, lo penso, lo guardo, lo riguardo, ma sì, ma no, ma sì, ma no, ma no, ma no, ecco qua. Quindi prendo cleaner e carta e ciao. Tolgo tutto e vado a coprire di nuovo con il grigio e sinceramente mi è piaciuto molto molto di più. Farò questo marmorizzato, lo rifarò perché comunque è un effetto che mi piace molto. E quindi niente, sono andata a fare anche qui le due passate con il grigio, questo oddio, non mi ricordo, vabbè, comunque l'avete visto prima. E vado a fare le due passate e la seconda anche qui non la polimerizzo e faccio questa riga verticale con i flakes. Anche qui cerco di sistemarli al meglio e devo dire che questa nail art mi è piaciuta. La ripeterò anche sugli altri perché comunque è facile e semplice. Voi sapete che io cose elaborate non sono capace a farle, faccio cose semplici, ma secondo me quando mettiamo glitter, quando mettiamo sbrilluccichio, bling bling, già io sto, ecco qui ho fatto sta cosa, sono volati tutti, già ce ne sono pochi, in più li butto e vabbè. E niente, anche qui sul medio sono andata a fare. Qui ho rimesso uno strato sottilissimo di base prima di riappiccicare questi cosi, poi li sistemo e vado in lampada. Chiudo tutto il lavoro con il mio sigillante di terzio, che ormai sarete stufe di dirlo, ma di sentirlo, ma io ve lo devo dire perché poi me lo chiedete. E questo è il risultato finale che mi è piaciuto, al momento ancora non mi hanno stufato queste unghie, vi devo dire la verità, ma ho già in mente, ho già in mente altre cose. Quindi grazie per essere state qui con me, regalami un like se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!